Buongiorno a tutte. Allora, tendenzialmente ci sono due tipi di lavorazione a cerchio. Questa che state vedendo, dove l'anello gira liberamente all'interno della catena, possiamo chiamarle anello a catena, e questo dove l'anello è fisso. Una perlina è condivisa con l'anello precedente e l'anello successivo. Quindi gli anelli non circolano, rimangono fissi. Vedete, la differenza è molta. Poi vedremo anche più avanti, a seconda della perlina e del numero di perline utilizzate, l'effetto sarà veramente completamente diverso. Iniziamo con questa lavorazione. Buongiorno a tutti. Ho iniziato infilando le mie perline su un filo. Ho infilato 18 perline. Stringo molto bene. E faccio primo nodo, altri due nodi concentrici. Sto utilizzando un filo di cotone in questo caso. Stringo molto bene perché non ci siano spazi in mezzo tra perline e perline. Poi faccio ancora un altro nodo di sicurezza sopra. Ecco, taglio. E poi fisso il tutto con un po' di colla vinilica, sporco il mio ago, lo passo sopra il nodo e vado a infilare il nodo nascondendolo dentro la perlina. Questo si attaccherà alla perlina stessa. Ho utilizzato colla vinilica perché sto usando del filo di cotone, quindi va benissimo così. Con altri fili forse è meglio usare la colla forte. Faccio un secondo nodo, chiudo alla stessa maniera e poi il terzo nodo che va a tenere uniti tutti e tre gli anelli, lo farò così come vi sto mostrando, infilo i due anelli chiusi e vado a serrare il terzo anello, facendo attenzione che non passino in mezzo, non si vadano a incastrare gli anelli tra le perline. Devo sempre controllare di tirare bene il nodo, in questo caso color argento, affinché non si vadano a incastrare le perline dei nodi dorati. Chiudo e nascondo il mio nodino e voilà, ecco la mia catenella. Adesso fare un anello con una catena così grande non va bene, va meglio un braccialetto, bracciale con gli anelli che rimangono morbidi, si tirano e quindi in questo caso può essere utilizzato il filo di cotone che non è elastico perché si tira, passa attraverso la mano e va poi a riposizionarsi sul polso. Se fate gli anelli più piccoli, questi sono di 18 perline, queste sono di 9. L'effetto è abbastanza diverso. Diciamo che questo più piccolo è più idoneo per un anello. Oltretutto rimangono morbidi e quindi non fa male nel momento in cui stringete per prendere qualcosa le dita. Comunque vi consiglio di usare sempre il filo elastico così non avrete problemi di misura.